andando a fare un sopralluogo per vedere che cosa significa per gli altri fare rafting. Molto probabilmente, direi quasi sicuramente, domani toccherà a lei. Non lo so. E a me. Così iniziamo a prepararci, imparare la lezione, ci portiamo avanti. Ma facciamo un passo indietro. Eravamo alla ricerca di un posto nuovo, un po' fuori da tutto e immerso nella natura, e c'era stato segnalato lo Stura River Village. Beh, durante la navigazione sul sito avevamo avuto la sensazione che questo posto includesse effettivamente più cose oltre al campeggio: natura, fiume e sport. Così, con una certa voglia di scoprire posti nuovi, avevamo raggiunto Gaiola, in provincia di Cuneo, esattamente in Valle Stura. Beh, la situazione all'arrivo ci piace. Troviamo persone accoglienti e tanta tranquillità. Oltre a noi ci sarà un solo camper nei giorni successivi. A pochi passi a piedi, oltre gli alberi, si sente lo scorrere del fiume. Ci catapultiamo subito a fare una passeggiata esplorativa. In questo piccolo villaggio a ridosso del fiume Stura, tra graziosi chalet e tanta pace, ci ritroviamo davvero immersi in una bellissima natura che in questo periodo offre il meglio di sé. Ma quel che notiamo subito è che in questo posto ciò che spicca è prima di tutto il rafting e gli sport acquatici, ma soprattutto la passione e l'entusiasmo contagiosi di Paolo, che abbiamo occasione di conoscere e chiacchierare prima di cimentarci nella nostra prima discesa in gommone. Io vivo sul fiume. Tu vivi sul fiume, sì. Beato te. Siamo in un posto fighissimo, tra l'altro. Quando siamo arrivati circondati da verde. Grazie. E a due passi veramente dal fiume, per me è una bella scoperta. Esattamente come si chiama questo posto? Raccontalo tu. Questo posto si chiama Stura River Village ed è in provincia di Cuneo, nel paese di Gaiola. Gaiola, che è un piccolissimo centro, io non conoscevo. 300 anime. Conoscevo la Valmaira, ma questa parte non la conoscevo. Quindi oggi, per noi, per Barbara e per me, è la prima volta, stiamo a fare un'esperienza un po' particolare. Lei è un po' timorosa, no, io sono un pochino più incosciente. Siamo per fare rafting. C'è una buona ragione per aver paura? Assolutamente no, lo fanno i bambini di 6 anni. Ah, quindi vuol dire che se non lo facciamo noi facciamo una brutta figura. Ma perché loro sono incoscienti. Perché? No, scherziamo, ovviamente. Noi che siamo coscienti lo facciamo lo stesso. Lo facciamo, anzi, lo facciamo meglio. Le condizioni oggi sono buone. Guarda, abbiamo una giornata fantastica, oggi è bellissima. Ci sono dei colori veramente belli. Il livello dell'acqua è perfetto, niente di pericoloso, niente di difficile, quindi siamo proprio solo divertimento. Temperatura dell'acqua? Non chiedere. No. Lo proveremo sopra dopo. Sopra i 10. Sopra i 10. Sì, sì, sì. Ormai con la neve che si sta sciogliendo è già bella calda. Paolo, ma qui in Valle Stura, cioè è veramente qualcosa che esiste da molto tempo, sì, il rafting? Ormai sono quasi 25 anni che noi facciamo canoa rafting sul Valle Stura, quindi siamo veramente ormai provati a qualsiasi esperienza. 25 anni vuol dire che siete stati tra i primi in Italia. Tra i primi in Italia a partire con la canoa, con i corsi di canoa, con il rafting. Perché non è così vecchio, no, diciamo. Assolutamente, anzi. Beh, insomma, 25 anni è già una... No, come sport intendo, no? Come sport no. Come sport infatti. È nato in Canada, dove io sono andato a lavorare per un paio di anni proprio come guida rafting. Ah, sì? E quindi scendevo sui fiumi, sull'Ottawa River, che sono fiumi enormi, tutto quanto. Poi molto più tecnici, immagino. Sì, molto più di volume d'acqua, cioè onde molto grosse, fiumi. Sì. Questo è un fiume divertentissimo perché c'è da manovrare, mentre nei fiumi dei grandi laghi canadesi, quindi ci sono solo onde enormi, questo è un fiume dove passi in mezzo alle rocce, devi manovrare, cioè il rischio magari di prendere un
ma quello è il divertimento. Quello è il divertimento, dover prendere magari un sasso e inclinarsi da una parte, inclinarsi dall'altra, recuperare le persone che sono, che sono in acqua, che si stanno divertendo più di quelli che sono sopra. Noi oggi eviteremo di essere recuperati, abbiamo deciso. Grazie. Per non far staccare un po' di lavoro. Esatto. Allora, noi oggi con che predisposizione andremo? Noi in realtà abbiamo, cioè tu ci hai suggerito sì, qualcosa. Noi oggi scenderemo con due gommoni, un gommone di clienti che si stanno preparando direttamente là, e il nostro gommone, dove avremo i due posti davanti, che sarete voi due, e il mio equipaggio, voi sarete il mio equipaggio, voi sarete la forza, il motore, la potenza del gommone, e io da dietro che sono la guida, che sono il timoniere, fondamentalmente faccio da timone. Il nostro Caronte. Il vostro Caronte, che vi traghetterà fino al lago di Rocca Sparvera. Quindi 6 km. Sono 6 km. Quanto dura? Un paio di ore buone. 6 km di onde, salti, giochi, divertimento assicurato nell'acqua. Va bene. Allora non ci resta altro che partecipare al briefing, così ci racconterai qualcosa. Benissimo. A tutti quanti su come muoverci, e poi ci tuffiamo in tutti i sensi. E poi ci buttiamo in là. Grazie. Comando ragazzi, prima di mettere la muta, andiamo ancora una volta in bagno, perché poi dopo per un'ora, due ore, forse tre ore, non ci sono più i bagni sul fiume. E lo dico chiaramente, è assolutamente vietato farla nelle mute. Bene. Un altro ordine di sicurezza che potrei chiedervi è lo spostamento di pesi, tutti a destra o tutti a sinistra. In caso ci incagliamo su una pietra e vogliamo disincagliarci più velocemente, o anche andando per non incagliarci. In questo caso io sono al lato destro, mi viene detto tutti a sinistra, velocemente, via il piede dallo stretto, così non vi fate male alla caviglia. La palla la lasciate sul tubolare, tenendo sempre per l'impugnatura, e vi buttate in braccio a fianco quelli dell'altro lato, che staranno fermi in posizione di stop. Le ginocchia sul tubolare perimetrale. Prendete chi è in acqua solo per i due spallacci del giubbetto, lo immergete quasi completamente sott'acqua per sfruttare la spinta verso l'alto, e semplicemente andate così indietro col peso. Allora Barbara, ci hanno dato mute, calzari, tutto qua. Giacca. Adesso andiamo in camper e ci cambiamo. Vuoi vedere che io mi cambio in un minuto? Tac! Valendo. Direi che siamo stati rapidissimi. Siamo pronti, possiamo partire. Quindi dopo il briefing con Paolo e Gigi siamo pronti a partire e siamo molto cariche, con tanta voglia di vivere questa esperienza. Dopo qualche esitazione iniziale, anche Barbara si è convinta. La cosa più divertente, se vogliamo in parte vera, è che noi scivoleremo con il gommone sull'acqua Sant'Anna. Sì, proprio così, avete sentito bene. Le fonti di Vinadio sono proprio a monte rispetto alla nostra posizione, quindi se cadremo in acqua, quantomeno berremo acqua buona. Sei idro-repellente. Dovete sapere che... Ma veramente? Adesso noi ci siederemo dentro il gommone, in questo modo qua. Qui basta che il gommone si sbilanci un attimino. Se siete caduti fuori, la posizione di sicurezza, oppure mi date una mano, tanto se siete caduti siete qua, non siete a 200 metri dal gommone. We'll be right back.
abbiamo fatto un bel primo tratto, ci siamo fermati qui sulla spiaggetta, ti sta piacendo? Molto. Ne valsa la pena, ne sta valendo la pena, molto divertente. Sì. Io la vorrei con più acqua. La vorrei con più acqua. Intanto c'è qualcuno che sta provando ad andare controcorrente. Ci sia uno che si aggira a queste parti qua con la canoa in spalla alla ricerca di una via d'uscita che non esiste da queste parti qua, via d'uscita. Per cui, ragazzi, se siete da queste parti qua, in una notte in una piena, e vedete uno con la canoa in spalla, salutatemelo, si chiama Lino. Siete pronti a ripartire? Paolo, oltre ad essere un'ottima guida, è una persona felice perché ha realizzato il sogno di vivere sul fiume. Ma oltre a questo è anche un buon intrattenitore. Infatti ci racconta di tanto in tanto storie durante i tratti più soft del fiume, dando un significato ad ogni momento della discesa e rendendo tutto molto più coinvolgente. Ma poi ad un certo punto lo scenario cambia, la corrente non ci spinge più e si apre di fronte a noi un lago dalle acque placide e turchesi. Beh, le emozioni si trasformano, dall'adrenalina della discesa passiamo alla pace più assoluta della contemplazione della natura. E si conclude qui questo episodio tra acqua e natura. Beh, in realtà in quei giorni è successo anche altro, cioè una bella discesa in mountain bike, ma questo ve lo racconteremo molto presto. Si dice che la meraviglia è in ogni cosa se sai cercarla. Noi qui abbiamo trovato una bella armonia e una situazione che ci è piaciuta e torneremo senz'altro appena sarà possibile, magari anche con maggiore acqua nel fiume per aumentare il divertimento e i salti. Alla prossima!